Dal Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, continuiamo con i nostri incontri parlando dei temi filosofici che vengono affrontati sotto, dentro il tema dedicato quest'anno alle macchine. Modena, Carpi e Sassuolo dal 18 al 20 settembre, insieme con noi una delle protagoniste di diverse edizioni del Festival Filosofia, Silvia Vegetti Finzi, buonasera. Buonasera, ormai 14. 14 edizioni, credo che ormai sia veramente una veterana, un record da battere. Silvia Vegetti Finzi, benvenuta anzitutto qui nel posto delle parole, bentornata. Ricordo che Silvia Vegetti Finzi è stata a lungo insegnante di psicologia dinamica al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pavia. I suoi interessi si rivolgono alla storia, alla teoria della psicoanalisi, con particolare riguardo alla identità femminile e al ruolo delle passioni nella costruzione dell'ordine simbolico. Ora, io mi fermo qua perché vorrei, perché ci piace inciampare nelle cose, perché inciampando le si vedono meglio, le si comprendono. Ecco, io ho letto dalla sua scheda che lei ha dedicato molto tempo e studio al ruolo delle passioni nella costruzione dell'ordine simbolico. In che cosa consiste la costruzione dell'ordine simbolico? Ma sicuramente l'ordine simbolico è un effetto culturale, è qualcosa che si impone alla natura e mentre si impone l'ordine simbolico avviene anche un'affermazione del soggetto, una costruzione dell'identità, perché proprio parlando, usando le parole, io non solo mi metto in forma, mi do un'identità come stiamo facendo adesso tra di noi, ma inauguro una relazione per cui io chiedo il riconoscimento dell'altro mentre l'altro che mi ascolta intende conoscere me. In questa reciprocità di scambio avviene l'ordine simbolico. Tra l'altro lei si è interessata anche allo studio dei rapporti familiari, lo sviluppo psicologico dall'infanzia e fino all'adolescenza. L'ultimo suo libro pubblicato, spero di non sbagliarmi, è L'ospite più atteso, Vivere e rivivere le emozioni della maternità, libro che abbiamo raccontato 2 anni fa al tempo dell'uscita. Sì. Silvia Vegetti Finzi sarà protagonista al Festival Filosofia nell'ultima giornata, cioè domenica 20 settembre. E il tema della sua lezione magistralis è corpo, protesi e dissolvenze dell'identità. Come cambia il rapporto con il nostro corpo avverso la molteplicità delle protesi che sostituiscono o ampliano le sue funzioni? Questa è una domanda fondamentale, perché la parola protesi non è tanto quello che forse noi riusciamo a pensare velocemente. La parola protesi ci porta molto lontano, perché l'uomo, per così dire, spero di non sbagliarmi, l'uomo è tecnico e forse anche protetico fino dai tempi primitivi, è sempre stato umano, ma nello stesso tempo anche artificiale. Sicuramente, abbiamo dei disegni addirittura preistorici dell'uso di arti artificiali, e la produzione di arti artificiali nel Medioevo, nel Rinascimento, era già in atto. Si trattava di ricostruire braccia e gambe a dei cavalieri che l'avevano perduto in combattimento. Ora l'andamento rispetto al passato è quello di una progressiva interiorizzazione e anche un aumento della quantità di apporti meccanici che noi riceviamo. Pensate proprio a voi stessi, quasi tutti di noi hanno gli occhiali, alcuni hanno delle protesi acustiche, altri hanno i denti finti, le unghie sovrapposte, sono manipolate le labbra, hanno delle protesi magari non soltanto organiche ma anche meccaniche, no? E tra l'altro appunto le prime protesi sono state di tipo meccanico e adesso si sono terribilmente perfezionate sino a conformare la nostra identità. Noi, come lei diceva giustamente, siamo ormai animali tecnologici. Pensate per esempio a l'atleta
bio, la quale appunto ammette facilmente di essere un animale tecnologico costituito da arti artificiali. No, voi conoscete che è un'atleta paraolimpica di grande interesse, con grandissime vittorie, e parliamo poi di Pistorius, quel campione di velocità del Sudafrica, il quale correva con le lamine di carbonio e si poneva il problema che queste erano molto più veloci di quanto non potessero mai essere le gambe umane. Quindi siamo già in competizione con gli arti tra gli arti umani e gli arti artificiali. E comunque vorrei dire, ascoltare quello che dice Beve Bio, no? Io sono fatta di tecnologia, le mie mani, le mie braccia le ha costruite l'uomo, non la natura. E Zoom, notate bene, cioè la connessione telematica, ha aggiunto una dimensione alla mia vita. Questa è proprio una confessione autobiografica di grande importanza e ci fa capire come tutti questi supporti tecnologici, prima esterni ma poi interni, nel senso che le connessioni diventano sempre più neurologiche, mutano la nostra identità. E la considerazione passa poi dalle protesi organiche a qualche cosa di analogo, cioè l'impianto degli organi. Ecco, proprio quello che un donatore può donare a una persona che ha bisogno di ricevere degli organi, no? Questo è estremamente importante, perché fa sì che in un certo senso si disgreghino i confini dell'identità che tradizionalmente sono dati dalla pelle. Noi che siamo tutti convinti di avere un io sovrano, che a un certo punto invece viene messo in crisi da questa commistione sempre più tecniche e biologiche al tempo stesso, no? Quindi i trapianti creano dei problemi enormi, e vorrei, se lei appunto mi permette, di dire che i trapianti continuano a progredire. A Modena c'è un centro di eccellenza sui trapianti, proprio a luglio è stato effettuato un trapianto di fegato, e i trapianti sono di cuore, di fegato, di reni, di trapianti di palpebre, di occhi, sono sempre più numerosi. Ecco, pongono il problema: ma chi sono io dopo che mi sono stati espiantati alcuni organi, e chi sono io dopo che ho ricevuto organi altrui? Dove comincia e dove finisce la mia identità? Questo è un compito che sembra riguardare soltanto un ambito particolare, ma in realtà tende a riguardare tutti, perché ci interroga appunto sulla nostra identità. È uno spazio di domanda molto forte che ci aiuta a riflettere appunto non solo chi siamo noi, ma dove stiamo andando. Ecco che il posto delle parole appunto diventa sempre più interattivo, perché gli scambi, per esempio, negli ambiti di questi trapianti sono delle kit sempre più numerose, che non a caso comprendono anche psichiatri e psicologi. Un modo per ammettere quello che non si faceva inizialmente, che è nel coinvolgimento di dimensioni psicologiche che ancora non abbiamo completamente sondato. Vorrei fare, Silvia Vecetti Finzi, un passo indietro, vale a dire, come si diventa a questo punto umani? Se penso a quanto sostiene Remotti, ci sono diversi modi antropopoietici, ammesso che lo dica giustamente, certo, cioè certo. Le diverse maniere in cui l'uomo viene costruito con la sua sapienza, no? da come vive, da come appartiene alla società. Quindi questo ci porta a dire che il diventare umani è qualcosa che non fa parte della protesi. Ci vuole prima una germinazione e poi una costruzione dell'umano. Quindi certo, la protesi è successiva. Io direi, appunto, lei dice diventare umani, io lo direi col Papa invece restare umani, tenendo conto di tutte queste intrusioni, di questi attacchi. Già Freud nel 1930, parlando del prolungamento di organi che lui considera, per esempio gli aerei,
che ci offrono le ali, il treno che prolunga le nostre gambe, il telefono che prolunga il nostro udito, dice l'uomo sta diventando un dio protesi. Questo dio protesi appunto che cosa rivela? Il rischio dell'onnipotenza, no? Il rischio di superare i limiti, il rischio, lei dice, o il compito di diventare umani di fronte agli attacchi che noi subiamo alla nostra umanità. E che cosa è stato tradizionalmente la modalità con cui abbiamo cercato di mantenere la continuità e l'integrità del nostro io? È stato, come insegna la psicanalisi, l'io narrante, cioè abbiamo continuato di fronte alle continue trasformazioni, anche evolutive, pensiamo che diventiamo da un neonato di 3-4 kg, poi a un adulto, a un vecchio, come ci sentiamo continuamente di essere noi, come ci garantiamo questo se non narrando la nostra storia? La nostra vita non è tanto importante come l'abbiamo vissuta, quanto come ce la siamo narrata. Quindi è la funzione narrativa, autobiografica di noi. Lei diceva mitopoietica, sicuramente, no? Letteraria in un certo senso, della costruzione e del mantenimento della continuità di sé. No? Quindi un sé che è proprio effetto di pensiero e di parole, perché noi comprendiamo solo ciò che condividiamo. Quindi mi sembra che il titolo della vostra trasmissione sia estremamente importante, no? Richiamando la parola che è quella che non soltanto ci costituisce, basta pensare al termine io, l'importanza che ha, ma anche ci relaziona agli altri. Noi siamo un animale parlante, il logos inteso sia come parola sia come intelletto è quello che ci fa umani, no? E ci rende umani. A proposito della parola, Silvia Vegetti Vinzi, vorrei, mi scusi se la interrompo, agganciarmi alla parola, alla lingua che è interagente, è relativa alla parola che è la parola principale della sua lezione magistrale insieme con quella della protesi, cioè il corpo. La lingua è anche il corpo, il nostro linguaggio ci rappresenta, noi siamo questo corpo che vive, in tedesco è Leib, se non ricordo male, certo. Ecco, il corpo vissuto. Perfettamente ragione, Freud parla di linguaggio d'organo per i sintomi, no? Quindi il corpo parla, io dico il corpo è pensante e la mente è corporea, noi non possiamo scindere mente e corpo, siamo tutt'uno, ma un tutt'uno non rigido, non garantito da un'essenza, ma un io molto, un'identità malleabile la nostra, sempre da ricomporre, sempre da riorganizzare, no? Ad esempio io cito il mito di Teseo, no? Un mito che era già un problema, un enigma già posto dai greci, dice Teseo ha una nave e navigando verso la propria patria, che cosa fa? È costretto a cambiare man mano il fasciame, a un certo punto il mito si chiede ma qual è la vera nave? Quella che ha conservato la forma pur cambiando la materia? Oppure la vera nave è man mano il fasciame e le assi che sono state abbandonate sulla riva del mare? Adesso gli antichi, Aristotele avrebbe sicuramente risposto la vera identità, la vera barca di Teseo è quella che mantiene la forma iniziale, noi diremmo piuttosto la vera barca di Teseo è quella rappresentata dal fasciame via via sostituito perché quello conserva la nostra storia. E agganciandomi a questo mito della nave di Teseo, Silvia Vegetti Finzi, la nave di Teseo rappresenta, come ci ha illustrato chiaramente lei, anche lo sviluppo della nostra identità. Però certo. Io le pongo la domanda in questo senso, ma in questo viaggio, prendiamo pure spunto dalla nave di Teseo, dove ci possiamo e ci dobbiamo riconoscere, ma se cambia la mia personalità? La personalità cambia sicuramente, no? Perché noi siamo, ma le cambia ogni momento la nostra personalità, per se personalità si intende appunto maschera, no? È come noi ci presentiamo a noi stessi e agli altri. Basta pensare ad esempio, questo cito una ricerca motivazionale
che io, a cui io stesso ho partecipato, che cosa vuol dire per un giovane uomo la macchina, e cambia la sua identità interiore e relazionale, il fatto che il guidatore in autostrada sia a bordo di una Ferrari testa rossa oppure di una Panda grigia. Ecco, non soltanto cambierà la percezione di sé, ma anche il rapporto con gli altri. Quindi non esiste un'identità, ma continui processi di identificazione. La domanda chi sono io, che già Socrate ha posto a base della nostra cultura, non trovo una risposta definitiva, perché noi dobbiamo continuamente porcela e rispondere a questa domanda per essere appunto all'altezza di noi stessi, per tenere il passo con i mutamenti, soprattutto nella attualità, nella tarda modernità, che ci sollecitano, perché siamo veramente in un certo senso invasi da forme di mutamento che non sono solo quelle storiche o sociali, ma sono anche, come vorrei dimostrare col titolo, protesi corpo, con questa relazione che mette in contatto il vivente e il non vivente. Il corpo è vivo, caldo, soggetto, la protesi è, almeno nella forma storica, qualcosa di materiale, può essere costituita da alluminio, può essere costituita da tiranti, quindi materia e forma, corpo e tecnica si congiungono strettamente, tanto che un'utopia molto importante che è stata espressa dal femminismo americano, che è quella dell'uomo cyborg, immagina in futuro la possibilità di un individuo che sia composto di parti umane e animali, di parti tecnologiche e di un ibrido che Donna Haraway, questa biologa e filosofa, vede molto positivamente, perché dice questo ci aiuterà a superare i conflitti etnici, i conflitti di genere, i conflitti che uomo-macchina e i conflitti appunto che noi abbiamo con gli animali. Ci renderemo sempre conto di essere tutti quanti parte di un unico grande organismo, al tempo stesso vivente e meccanico. Ma anche i confini del vivente stesso tendono a confondersi, perché sappiamo che è in atto non soltanto progressi incredibili dell'intelligenza artificiale, ma anche della robotica. È possibile pensare, in un futuro non proprio lontano, di essere sostituiti dai robot. Robot che diventano sempre più degli umanoidi, simili a noi, degli alter ego, e già adesso possono essere molto più forti e molto più intelligenti di noi. Allora il nuovo compito della bioetica è come poter pensare di convivere con l'alieno, con l'estraneo. Noi non possiamo respingere la tecnica, perché ormai viviamo in un mondo tecnologico, in un modo tecnologico, come volevo dire, siamo noi stessi formati di organico e inorganico. Quindi dobbiamo trovare delle mediazioni, dei modus vivendi tra chi è simile a noi, ma comunque profondamente diverso da noi. Pensate alla cosa straordinaria che in fondo questo problema l'aveva già posto nell'Ottocento una giovane donna, quasi un'adolescente, Mary Shelley, con il famoso romanzo veramente straordinario Frankenstein. Frankenstein è un prodotto della tecnologia umana, è composto di pezzi di cose che questo scienziato pazzo mette insieme, e nello stesso tempo è dotato di una sensibilità, di un'intelligenza umana, per cui chiede di entrare nell'umanità, di essere accettato da noi, ma noi non riusciamo ad accettarlo, ne abbiamo paura, lo schiacciamo, lo distruggiamo, con il risultato di farne un micidiale nemico. Tant'è vero che il sottotitolo del romanzo Frankenstein è Il moderno Prometeo. Ah sì, è già di un'intuizione straordinaria. Infatti. Perché tutti noi siamo moderni Prometei, al contatto con una, in un certo senso, con una produzione prometeica che ci supera da ogni parte. Siamo la rincorsa dei nostri prodotti, delle nostre realizzazioni, no? In un certo senso siamo antiquati rispetto a queste, siamo rimasti indietro, siamo antiquati rispetto a queste realizzazioni,
Perché? Perché soprattutto siamo emotivamente incapaci di essere all'altezza del compito che ci è dato, no? Ne abbiamo paura. La paura, come diceva Mary Shelley, è quello che ci impedisce di trovare una mediazione creativa con le nostre produzioni. Visto che abbiamo citato Prometeo, dal suo punto di vista, Silvia Vegetti Finzi, quella ibris di elaborare il corpo, di renderlo sempre più ricco di protesi, che cosa ci potrà danneggiare? Ma come le dicevo, di non riuscire più a conoscere noi stessi, di diventare un enigma per noi stessi, ancora prima che degli altri, cioè di voler dominare un mondo che in realtà potrà finire col dominarci. Rischiamo, come dice il libro di Remo Bodei, appunto, di essere schiavizzati, di essere appunto di trovarci in una dicotomia tra dominio e sottomissione, cioè col rischio di cercare di dominare ciò che noi stessi abbiamo tecnicamente prodotto e in realtà di venirne sottomessi. Ecco, per questo si pone più che mai il compito bioetico, sicuramente difficilissimo, di trovare forme in noi stessi innanzitutto, interrogando noi stessi, perché la prima cosa è conoscere noi prima di conoscere gli altri, il mondo esterno. Quindi di trovare forme di mediazione, di accettazione, di ospitalità dell'altro che si sta preparando. E la mia ipotesi, la mia proposta, diciamo, che vado elaborando da molti anni, è quella di prendere come parametro, possono essere tanti parametri di riferimento, ma quello che io da femminista propongo è quello della maternità, perché in fondo il corpo materno riceve dentro di sé un estraneo, perché il feto, l'embrione è composto da elementi che provengono dal padre, del tutto estranei alla biologia materna, ma la madre, unico caso, contrariamente a quello che avviene nell'ambito dei trapianti, sospende l'immunità, sospende le reazioni immunitarie e ospita il diverso, ospita l'altro rappresentato dal figlio, non solo lo accetta, ma anche stabilisce con noi una relazione non distruttiva, dice evolutiva per entrambi, perché quando nasce un bambino nasce una madre. E il mio ragionamento è che la madre, contrariamente, ha un potere, questo l'ha già detto Winnicott, assoluto sul neonato, no? Il quale ha nei confronti della madre una dipendenza totale. Che cosa intendo dire con dipendenza totale? Che qualsiasi adulto che si trovi anche in situazioni di sottomissione estrema può sempre cercare dentro di sé e trovare ambiti di autonomia, di libertà, può pensare ad altro. Per esempio, i prigionieri nei campi nazisti dicono molte volte di essere sopravvissuti perché ricordavano, che so, brani dell'Iliade oppure nelle poesie dell'infanzia. Quindi trovavano un modo per sottrarsi almeno mentalmente alla sottomissione assoluta. Il neonato non può. Il neonato per i primi mesi, appunto, è del tutto arreso al potere materno, non può pensare qualche cosa al di fuori del suo rapporto con la madre, e questo appunto fa sì che sia di una dipendenza assoluta. Ma la madre non si comporta come un tiranno, la madre non approfitta di questa dipendenza, anzi una parte cerca di proteggere il bambino, ma l'altra si allea con le sue forze evolutive e vuole che realizzi se stesso. Ecco, in questa capacità di accettare l'alterità dell'altro e di promuovere la sua relazione sta in fondo, molto molto fondo, è solo un'intuizione, una possibilità di convivere con quelli che saranno gli umanoidi, no? I replicanti prossimi a noi ma diversi da noi. Prossimi a noi, ma diversi da noi, però tutto quello che è prossimo a noi, che noi non riusciamo a vedere perché è nascosto, e ci chiediamo che cos'è questo qualcosa che è nascosto, forse possiamo proprio dire che è il senso stesso della nostra esistenza, cioè l'essere. Ecco, questa è la parola fondamentale sia nel corpo che nella protesi. Sì.
Però non dobbiamo ontologicizzare questo essere, pensare che ci sia un'essenza che garantisce la nostra umanità. Io non lo credo, che questo sì, cioè, per i credenti è l'anima, certo, l'uomo è un animale dotato di anima e questo garantisce la sua umanità. Ma vedo che anche la Chiesa invece si sta interrogando su questi temi, ci sono proprio delle associazioni, che soprattutto di domenicani, che stanno interrogandosi su questo, non essendo più così evidente l'esistenza dell'anima individuale, ci si rende conto anche da parte della Chiesa appunto della necessità di operare un lavoro di umanizzazione costante che ci strappi al rischio dell'animalità, al rischio della reificazione che è rappresentato appunto da tutti questi attacchi, da queste continue in parte suggestioni, in parte imposizioni che ci provengono dalla tecnica. Silvia Vegetti Finzi sarà protagonista al Festival Filosofia domenica 20 settembre alle 21 con la sua lezione magistrale Corpo, Protesi e Dissolvenze dell'Identità. La parola dissolvenza è molto importante in questo cammino di pensiero che svilupperà per l'appunto al Festival Filosofia. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma guardi, ne ho letti sicuramente tanti, ma direi quello su più approfondito, appunto di Remo Bodei, Dominio e Sottomissione, Schiavi, Animali, Macchine, Intelligenza Artificiale, che è proprio là a questo convegno e a questo festival è dedicato giustamente a Remo Bodei, che del festival è stato fondatore e promotore. E mi sembra molto importante il fatto che temi così d'élite come questi delle macchine, temi filosofici, temi discussi di solito tra gli addetti ai lavori o tra cosiddetti esperti, vengono portati nell'agorà, sulla piazza, e che si parli appunto, si dia a tutti la parola, si conceda a tutti di pensare e di riflettere su questi, quella complessità di questi problemi, non cercando risposte immediate o facili, ma avendo la capacità di risiedere nella domanda, di sostare nel conflitto, di accettare il confronto, ed è questo il massimo della democrazia che si sta realizzando in questi giorni del festival nella città di Modena. Intanto grazie per aver ricordato Remo Bodei, che è stata una delle anime più attive dal punto di vista dello sviluppo del pensiero per il Festival Filosofia, ma anche per tutta la sua straordinaria produzione intellettuale. Intanto grazie a lei, Silvia Vegetti Finzi. Grazie a voi, buona serata. Del vostro ascolto. Grazie, buona serata anche a voi. Buonasera.